Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. C'è seriamente qualcosa di preoccupante in tutto questo. Qualcosa che non va in questo calcio. Premetto una cosa, non sono un nostalgico che va a confrontare i prezzi di una volta con i prezzi attuali, ma neanche i prezzi di un paio di anni fa con i prezzi del mercato di oggi, perché il prezzo ovviamente lo deve fare il mercato, è una delle prime regole in assoluto, ma non solo nel calcio mercato, in qualsiasi mercato del mondo, qualsiasi cosa che sia sul mercato viene deciso dal mercato stesso per quanto riguarda il prezzo. Intanto passate qui sotto, mettete dei mi piace e consigliatemi qualche video nuovo da fare per i prossimi giorni. Domani uscirà uno degli ultimi episodi della carriera col Sassuolo e state concentrati perché è veramente qualcosa di epico. Ci andiamo a giocare contro l'Inter l'accesso alla finale della Champions League. Però perché vi sto dicendo che è preoccupante e c'è della malattia in questo calcio? Perché non è possibile. Non è possibile leggere certe cose. Allora, intanto è ufficiale, Morata sarà un nuovo giocatore del Chelsea per la prossima stagione. 80 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino di Alvaro. E finalmente Conte riuscirà ad allenarlo, dato che lo ha voluto alla Juventus, salvo poi dare le dimissioni e quindi non allenarlo nel primo anno di Allegri, che culminò con la finale di Champions League persa contro il Barcellona, in cui il Varo è stato uno dei protagonisti assoluti di tutta la stagione, soprattutto in Champions League. Finalmente Antonio Conte riuscirà a trovare Alvaro, riuscirà ad allenarlo al posto del partente Diego Costa, che con tutta probabilità andrà all'Atletico Madrid nel mercato invernale di gennaio, dato che lo stesso attaccante ha dato la disponibilità e la volontà di trasferirsi ancora una volta nel suo vecchio club. Alvaro Morata diventa lo spagnolo più pagato in assoluto e uno dei più grandi calciatori per quanto riguarda gli acquisti di tutta la storia. Andrà a percepire qualcosa come 9-10 milioni di euro l'anno a Stamford Bridge. Scusate, mi ero impappinato. Ma la cosa veramente preoccupante è che per quanto io ammiri, per quanto io stimi, per quanto io ami Alvaro Morata con tutte le mie forze, non lo considero assolutamente un giocatore che può avere quella valutazione. Né in termini di cartellino, né in termini di ingaggio, perché di questi soldi si parla quando un giocatore è in grado di muovere gli equilibri di una squadra, di un campionato e di praticamente vincere le partite da solo. Non lo so, mi vengono in mente i vari Ronaldo, Messi, basta, probabilmente, no vabbè, basta no, però sono veramente quei giocatori in grado di fare la differenza grandissima. Ci metto Modric, ci metto Bale, ci metto Higuain, ci metto Suarez, ma non ce ne metto tanti altri, ci metto Lewandowski, in questo momento non Robben perché ormai è sul viale del tramonto, però sono questi i giocatori che devono valere quelle cifre, questi, sicuramente non Morata. Già Pogba, essendo un centrocampista, è difficile che possa arrivare a 100 milioni, forse anche Dybala potrebbe essere esagerato valutarlo 100 milioni, quindi non capisco 80 milioni per Morata, sinceramente non lo so, contenti il Chelsea, contenti tutti, però è qualcosa di malato, soprattutto se si pensa che se il Real ha ceduto per 80 milioni Morata, il Barcellona potrebbe cedere per 222 milioni di clausola rescissoria Neymar al PSG. È anche strano che il PSG non stia spendendo soldi, perché a parte i big colpi dell'inizio dello sceicco, quindi i vari Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Cavani, Pastore, recentemente Di Maria, Verratti, insomma ci sono un attimino calmati. E tutto questo aspettare puzza tantissimo. Intanto probabilmente il PSG sarà costretto a vendere appunto Verratti, dato che ieri è passato alla corte di Guardiola, ha cambiato, ha salutato Di Campli, l'ha ringraziato per tutti questi anni in cui è stato il suo procuratore, ma adesso è passato a Raiola e quindi immagino che il motivo sia solamente uno: la cessione al PSG e andare da qualche altra parte, che potrebbe essere benissimo il Barcellona, per scalare da quei famosi 222 milioni. Ora, se un calciatore inizia a costare oltre i 200 milioni di euro, allora qui abbiamo finito praticamente tutto, perché se il mercato si è alzato, se i prezzi dei giocatori si sono alzati, i cartellini e ingaggio, è ovviamente il motivo, se il mercato si è adattato, è perché si è iniziato a spendere di più. Quindi andando a spendere di più, tutti si devono adeguare. Quindi se 4-5 anni fa il Real Madrid, no, anche 6-7, il Real Madrid andava a prendere Ronaldo a 94 milioni di euro e tutti erano scandalizzati dalla cifra, e Kakà a 70, e già quello era tantissimo, dopo 7-8 anni, se Neymar va a costare 200, significa che l'asticella si alza ancora di più, e nei prossimi anni i giocatori costano ancora di più. E tutto questo è preoccupante, perché già adesso ci sono dei prezzi esorbitanti.
dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento, che sarebbe clamoroso, perché sia Real che Barcellona, che sono le ultime due squadre a aver conquistato la Champions League, iniziano a cedere i pezzi pregiati, i giovani, i prospetti del panorama calcistico mondiale alle squadre degli sceicchi, allora veramente, veramente molto preoccupante. Già il Milan quest'anno ha speso tantissimi soldi derivati dagli ingressi dei cinesi, quindi non mi immagino come potrebbero essere i prossimi calciomercato se dovesse davvero concretizzarsi Neymar per oltre 200 milioni di euro. Sarebbe veramente qualcosa di scandaloso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se questo tipo di video vi sta piacendo, se volete anche qualcosina di diverso, e come al solito noi ci vediamo domani con la carriera col Sassuolo.